Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75 e questo è un video prodotti finiti. Avevo un bel saccone di nuovo di cosine e allora ve lo voglio far vedere che così posso buttare via la roba. Sapete che a me piace tantissimo, io faccio i video che piacciono a me, quelli che io di solito ho sempre guardato e boh, spero che piaccia anche a voi. Intanto parte il camion dai Tosi perché è venuto a portargli dei pacchi. E niente, iniziamo con le cosine, vabbè. Questa l'ace finito, buono, 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 mi piace sempre, è una cosa che a me è sempre piaciuto l'ace. Già mi ricordo che è stato uno dei primi detersivi che ho comprato quando sono andata a abitare da sola, perché mi ricordo che prendevo sempre l'ace, questa candeggina qua per la lavatrice per i colorati, perché mi piaceva il profumo che lasciava sulle cose. Comunque pensate voi, già secoli. Poi. Vediamo di non fare. Vabbè, la carta igienica sapete è la solita, io quando la trovo la Foxy azzurra la prendo sempre. Quando devo comprare la carta igienica, io prima guardo se c'è questa qua azzurra e se no, vabbè, poi ne prendo un'altra. Ma soltanto perché ho le piastrelle con dentro l'azzurro. Rendiamoci conto, certe volte una donna cosa si riesce a fissare nel cervello? Compra la carta igienica perché va in pandan con le piastrelle. Ragazze, capite la mia follia fino a che punto può arrivare, no? E grazie per il consiglio che mi avete dato per nella live per il copriletto, sicuramente lo prendo. Adesso sto aspettando di vedere quando apre questo negozio qua vicino, che da lunedì dovrebbe aprire. Vado prima lì a vedere se ce li hanno uguali a quelli che ho visto e il prezzo che hanno. Se costano meno li prendo qua, così buon ce l'ho subito. Se invece vedo che costano un po' di più, allora lo faccio arrivare. Poi finito anche i guanti, questi qua, comodissimi. Tra l'altro sono veramente, veramente buoni questi guanti qua. Sono metà rosa e sotto qua il polsino è bianco. Però sono buoni perché non scivolano, non sono troppo spessi. Mi sono piaciuti proprio tanto. Questi qua sono. Ho finito questo ammorbidente che avevo ancora, che era del calcio, ne era rimasto proprio pochissimo, allora l'ho utilizzato io, tanto poi dopo il flacone nuovo per quando ricominceranno. Se Dio vuole, a settembre ricominceranno, no? Si tornerà alla normalità. Poi cosa ho finito? Cosa ho finito? Ah, questo qua che non c'entra con i prodotti per la casa, ma è per il giardino. Sulle rose mi sono accorta che avevo sia animalettini verdini, verdini, piccini, piccini. E allora ho comprato questo, però dovrebbe essercene anche un altro, perché ne ho utilizzati due, perché con questo qua non mi sono morti. Questo qua è uno naturale, all'ortica. Non gli ha fatto niente, penso che gli ha dato da bere a questi animaletti, perché non, erano lì che mi guardavano e non si sono mossi. E allora dopo avevo ancora questo, questo invece è proprio, questo è buonissimo. Adesso ve lo faccio vedere, che l'ho tagliato in metà perché ce n'era ancora un goccio. Questo qua che è un fungicida e questo qua è veramente buono, questo me li ha uccisi. Poi ho finito, detto vagliolini. Che qua è tutto mischiato. Poi questa mucchina qua che l'avevo comprata, ero andata forse un giorno, dovevo prendere due cose e l'avevo presa. E anche questa me ne era rimasto un goccetto e l'ho finita. È buona la mucchina così per il lavaggio, così ogni tanto. Più che altro magari quando lavo, ecco, quando lavo quello del divano, se lavo nelle lenzuola, io ne metto sempre un pochettino se ce l'ho. Quando ce l'ho la metto sempre. Poi ho finito questo qua, il bicinet, ma anche se non è, però ti dà sempre quel senso che scros, cioè che lo disinfetta bene, lo protegge, perché il profumo lo senti proprio solo il primo attimo, poi non è che lo senti più, che il mio bagno è piccolissimo, dovrebbe sentirsi, ma invece. O sono io che ormai mi sono assuefatta agli odori. Io a volte penso che sono io che non mi sento più sugli odori. Ho finito questo che a qualcuno non gli piace. La Maria ha detto no, no, a me non mi piace. Ma io l'ho spruzzato anche stamattina e non mi dispiace perché te senti quel retrogusto un po' tipo di limone. Io non lo so, io sento odore di limone, ma anche lì sarà il mio naso che ormai è bruciato con tutti. Quando vado in farmacia, loro hanno tutte le essenze lì così, anche i profumi così, sempre per farli sentire, no? E io una spruzzatina la do sempre per sentire gli odori. E questo l'avevo,
Questo era quello che avevo prima, l'ho finito. Questo è quello che proprio mi piace di più di tutti. Questo è quello rosa. E, però sono finiti, non ce l'avevano più, avevano solo l'azzurro, allora. Poi, andiamo avanti. Forse prodotti per la pulizia non ce n'è più, eh? No, forse no. Infatti. No, adesso andiamo avanti con cosine. Ah, sì, aspetta. Questa è ancora una di Foxy. Ah, e questi sono i rotoli cucina. Tra l'altro questa volta ho preso l'XXL della la classica della Carrefour e mi sono trovata bene, infatti prenderò sempre questo. Ah, non si spacca, è proprio buono anche lo strato dello scotch, infatti lo prenderò sempre. Quello classico XXL della Carrefour. Ma io mi trovo bene con i prodotti della Carrefour. Tante cosine mi piacciono della Carrefour. Scusate, eh. Poi ho finito questa maschera per i capelli che l'avevo presa sempre alla Carrefour. All'inizio mi sembrava che mi piaceva e tutto, poi è l'odore che non manca lì, è l'odore che non mi piaceva. Sicuramente è buona a livello di rendere morbidi i capelli e tutto quanto, però non mi piaceva l'odore che rimaneva sui capelli. E dunque questa non la prenderò più. Però il contenitore avevo detto che lo tenevo, che mi serve per metterci dentro cose. Poi ho finito quest'acqua. E queste qua sono fenomenali, secondo me, tutte le acque, quelle da spruzzare, sono buonissime. Adesso ne ho una più piccola, questa era quella più grande, infatti sicuramente poi la riprenderò. E è buona perché ti lascia veramente la pelle buona, dopo il sole gli fa sicuramente bene, infatti la ricompro sicuramente. Tra l'altro adesso vedevo delle linee di prodotti per l'abbronzatura, adesso vediamo se magari ne faccio arrivare. Quelle dell'Australia, se sapete quali sono, ne parlano così tanto che dicono che sono buoni e poi, boh, adesso vediamo. Comunque questa è buona, questa la riprenderò sicuramente. Ah, giusto, questa era la scopa che ho preso, sono quelle della Tonkita, quelle ve l'ho fatta vedere sicuramente in un video spesa, l'avete vista, e sono quelle verdi, quelle eco. Questa è proprio, è buona, la tengo per fuori, per pulire fuori. Arrivo, che c'è tutto sul fondo. Ecco qua. Abbiamo finito. Questi mi sono piaciuti, infatti li ricomprerò sicuramente per la doccia. Più che altro sapete perché? Perché Matteo non è in quell'età dove non si sanno ancora regolare bene sulla quantità. Si fa la doccia da solo, però è anche uno spreco certe volte, dovresti stare lì col misurino a misurargli lo shampoo e il bagnoschiuma, no? Infatti gli dico, Matteo, non è tanto per il costo, è proprio per l'ambiente. Se tu mi butti giù nello scarico dell'acqua tutta sta roba, insomma, un pochino, no? Cioè, quando ti sei lavato non è che c'è su. E questo qua, la vaniglia, è veramente buono. Ci sono? Una, due. Quattro profumazioni sicuro. Allora, vaniglia, cocco, poi c'è quella rinfrescante e quella la violetta che io l'ho presa e mi piace un sacco, è quello che sto utilizzando e costano 99 centesimi. Va benissimo, per l'uso che ne devi fare va benissimo. Questo qua invece è, ecco, tanto per dire, al confronto di questo, che questo qua l'avevo strapagato, 3 euro e passa. Sì, è buono e tutto, ma tanto fa lo stesso lavoro di quello. E allora dico, comunque anche quello è finito. Poi, è al fico, veramente ragazzi, se doveste prenderlo, sicuramente vi piace. C'è dentro zucchero di canna e fico orientale. Ha un profumo che è stupendo. Ma infatti l'ho usato proprio poco, ma è veramente buono questo qua. Poi, ah, giusto, questo. Ho finito questo qua che della Timotei ed è un è shampoo e balsamo insieme. A me non piacciono molto quando sono combinati insieme, però è buono, il profumo che lascia sui capelli è veramente buono. Poi ho finito, vedete i miei soliti utilizzi delle creme perché io le devo utilizzare fino al fondo, le taglio e quella per i talloni che adesso di solito d'inverno un po' meno, magari d'inverno la metto un giorno sì, un giorno no, ma dalla primavera, estate, autunno la metto tutte le sere. Io prima di andare a dormire metto sempre della crema sui piedi e queste qua del Schul sono le migliori. Poi, ah, giusto, ne ho un po' di cosine, finite.
Ho finito un po' di cremine, cremette, queste cose qua. Ho finito questa qua che era della Mio. Sono quelle creme rassodanti praticamente. Questa qua andava bene per il seno e per la pancia anche. Beh, logico, non è che ho potuto vedere. Sicuramente quando la metti già senti quella cosa perché ha dentro quelle cose che ti raffreddano e dunque senti che la pelle si cosa, però. Sono sempre... Però meglio che non mettere niente. Io sono dell'idea così. Allora, non potrà fare miracoli una crema, sicuramente, però sempre meglio che niente. Sicuramente la protegge, l'aiuta, poi che non possa risolvere, se hai le smagliature non te le toglie più nessuno, però se non ce le hai ti aiuta magari a non farle venire, ecco quello lì, o le rughe, se uno c'ha già le rughe è inutile, non è che una crema farà miracoli e le farà andare via. Però se non ce li hai sicuramente ti aiuta a prevenirle o a ritardarle e anche se ce li hai ti aiuta a ritardarle e farle venire meno evidenti, no? Cosa ne pensate? Ditemi la vostra. Poi questa è una crema per le mani, buonissima, questa è per le mani e per le unghie all'olio d'oliva, è proprio buona, 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 buona. E questa qua me l'avevano data in farmacia. Questa qua della Rilastin, sempre anche questa rassodante, ne ho ancora una. Vedete che io le uso proprio fino alla fine, perché la roba costa e non si spreca. Poi ho questo deodorante del Mati, della Alicia, però non gli è piaciuto. Lui questi qua spray non gli piacciono, gli piacciono i roll. E infatti non, alla fine l'ho usato io gli ultimi giorni, perché lui non lo voleva più. Poi, andiamo avanti. Ah, giusto, le mie... Queste che sono quelle della Carrefour, per me sono i migliori. Oh, non mi ricordo mai tutte le volte come si chiamano. Adesso me lo scriverò da qualche parte, ragazze. Perché a me mi viene salviette, ma non sono salviette. Si chiamano cerchietti, si chiamano. Si chiamano, chiamiamoli come vogliamo, servono per struccarti e questi sono i migliori, sono quelli grossi, io mi trovo benissimo con questi qua, sia con questi che quelli della Carrefour, che ci sono anche quelli grandi, io mi trovo benissimo. Ah, ragazze, ormai penso che mi conoscete, no? I miei strapalcioni, le mie parole mezze. Ah, Gesù Santissimo, dato che tiro su le intime cose, se no almeno ce l'ho tutte su. Ecco qua, perché la terra le bassa, da noi si dice così, la terra è bassa, no? E poi, oh, questa come mi era piaciuta, ragazzi, era quella per pulire il cuoio capelluto e potevi fare anche il corpo, buonissima al caffè, veramente, veramente buona, un sacco buona ed era della Beauty Box. Poi anche questa, sempre della Beauty Box, alla camellia, ragazze, che buona. Questa aveva anche il suo ogliettino a parte, buonissima, mi è piaciuta tantissimo, l'ho utilizzata due volte perché era talmente intrisa di prodotto che ne è valsa la pena. E dunque proprio ragazze mi è piaciuta un sacco questa qua, buona, della Star Skin, buona, mi è piaciuta proprio un sacco. Poi ho finito queste, che era quella per il contorno occhi, questa è proprio tutto il contorno occhi, che si faceva 15 giorni, ho finito la seconda confezione, adesso ne ho ancora una. Buone, mi piacciono, a me questi prodotti qua della KQ mi piacciono tantissimo. Perché secondo me i tedeschi sono buoni per fare queste creme, secondo me non ho una buona opinione di loro per le creme. Questa qua era una crema per il viso, l'ho finita, della Elemise, buonissima, il profumo era stupendo. Questa invece era per lavarsi, per struccarsi, della B Venom, buonissima anche questa, sul giallino, ma ti lasciava, anche solo sentirla così, sa di camomilla, buona, di camellia, buonissima. Poi ho finito questa crema da notte, perché quella da giorno l'avevo già finita, questa è quella da notte della Sien, quelle naturali, al melograno, buona anche questa, finita. Però queste sono già più per l'inverno che rispetto all'estate per me, perché sono un po' troppo spesse. E camminando, cioè io mi accorgo che una crema non va bene per me, non subito, nel momento che la metto non mi fa niente. È nel momento quando cammino che mi rendo conto che la sento, ecco, non, lì allora vuol dire che non va più bene per me mettere quella crema lì, devo cambiare e metterne una crema più liquida.
me ne rendo proprio conto, ma a periodi, no? D'inverno, poi perché io esco, una persona magari che va in macchina non si accorge, ma una persona che cammina a piedi vede la diversità anche nelle creme. Poi ho finito questa che è una un doccia che mi avevano dato su in farmacia dell'erbolario al gelsomino, buono. Ah, la mia amata, ve la ricordate? Questa qua era stata una delle prime cosine che avevo trovato nelle beauty box, la matita per le sopracciglia finita. Mamma, quanto mi era piaciuta questa qua, ma proprio tanto, tanto. Infatti non la butto via, perché magari poi la ordino o la vado a cercare magari da qualche altra parte. Poi cosa finiamo? Ah, questa è sempre una per lavarsi, per togliere il trucco, della Emp. Vedete, buona, e questa qua serve più che altro se hai la pelle un po' grassa, se hai delle impurità, ti aiuta a toglierle. Tra l'altro adesso il papà di Matteo mi dice: ma esiste qualche crema che vorrei farmi la pulizia del viso? Vieni che la facciamo io e Matteo la pulizia del viso, gli mettiamo su un po' di pastugne e lo puliamo noi, gliela facciamo andare via noi la purità della pelle. Papà, adesso gli è venuta la fissa. Poi ho finito assorbenti, ragazze, anche questo mese non so nemmeno pausa. Ho finito sia i Tampax, questi della Carrefour che sono buonissimi, ma proprio li stramo. Poi ho provato a prendere questi qua che sono degli assorbenti normali per quando quei giorni ancora va, che si andava via di mezzo, ma non mi sono piaciuti. No, questi no. Oh, ah, questo che vi devo far vedere. Vado a prenderlo 2 secondi che è troppo carino. Guardate un po' che carino che è per le tisane, al suo appoggio, che tu lo appoggi, qua tu metti dentro le erbe o quello che è, e poi glielo richiudi e lo metti a bagno, e cioè, è tutta fatta a forma di, guardate, tutti cuoricini, troppo bella, ha il suo cuoricino sopra, solo che fa un po' fatica a entrare, però magari sono io, ah no, ce l'ho fatta. Tu la metti dentro e mi serviva perché quello che c'avevo si era rotto e l'ho preso e questa è la sua scatola. Poi adesso sono solo prodotti mangerecci, ma proprio soltanto 2 stupidate. Allora, questi sono i 3 cioccolati che ho usato per la famosa torta che mi avete detto che era spettacolare, ma anch'io l'ho pensato che era spettacolare. Per una volta mi sono fatta i complimenti da sola. Di solito sono molto critica e dico io guardo. Oh, Cristina, bravo, l'hai fatta bene stavolta. E queste sono le 3 cioccolate. Questo è il cioccolato svizzero. Poi, preso al Carrefour, però è svizzero. Poi la panna che ho usato questa, perché mi avete anche qualcuno mi ha chiesto la panna se uso quella. Io uso sempre quella della Granarolo panna, sempre questa qua per i dolci, sempre. Burro, questo qua che io lo stramo. Questo qua è proprio è dal 1889 che fanno questo burro qua. Quando non trovo quello della Crodo, prendo questo qua. I croccantini dei gattini, questi qua sono. Li prendo una volta il pollo e una volta il salmone. Queste che ve le faccio vedere perché allora tutte le sottilette si prendono sempre le Kraft che costano un sacco di soldi. Io ho preso queste qua della Carrefour pensando, boh, vediamo. Ragazzi, mamma mia che buone, sono quelle in forma, dunque sono leggermente meno coso, perché i prodotti in forma sono tutti un po' più leggeri, come a basso di grassi, e sono veramente buone. Poi il tortagel, sempre che mi è servito per la torta dei cioccolati, e questo ragazzi, che buono che è, ne ho già prese 2 confezioni, questa è la terza, cioè questa è la prima e poi ne ho prese altre 2. Mi piace tantissimo. Allora, in padella 7 minuti, se lo metti nel microonde 10 minuti, ma io l'ho utilizzato più che altro per fare, l'ho fatto al forno gratinato, gli ho messo una poco, pochissima besciamella perché troppa dopo diventa nauseante e una spolverata di grana, mamma che buono che è venuto, sicuro. E queste cose qua me le faccio di solito la domenica, sabato che non c'è il Mati perché a lui non è che piaccia tanto neanche il cavolfiore. E basta ragazzi, vi ho fatto vedere tutto, ho tenuto quasi 19 minuti perché quando inizio a parlare sembro un robot. E niente ragazze, adesso vado a buttare via tutto e vado a pensare per il pranzo. Oggi facciamo risotto, risotto allo zafferano, poi io devo sempre avere la mia insalata perché io quando mangio risotto devo avere sempre l'insalata. E niente ragazze,
Vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata. Se questo video vi è piaciuto, pollicione su. Se non vi è piaciuto, pollicione giù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina perché io i video li metto alla mattina.